Lo Stambecco è una specie emblematica delle Alpi e si trova anche all'interno delle Alpi Orobie Bergamasche. È un bovide selvatico e come tutti i bovidi selvatici, come anche il camoscio, ha questo tipico crescimento continuo delle corna che sono presenti in entrambi i sessi. Ogni anno quindi le corna crescono di una piccola porzione e questo permette di stabilire anche l'età esatta di questi animali. Sono Luca Pelliccioli, sono un medico veterinario, mi occupo di conservazione faunistica. Ci troviamo a Maslana, un piccolo borgo sopra il paese di Valbondione, all'interno della Val Seriana. All'interno di questo territorio, in modo particolare all'interno di questo prato, troviamo una piccola popolazione di stambecchi che inizio primavera vengono a far visita a queste baite e rappresentano anche un'attrazione dal punto di vista turistico. Questo anche perché più avanti, proseguendo lungo questo sentiero, c'è il triplice salto delle cascate del Serio che con i loro 315 metri rappresentano le seconde cascate più alte d'Europa. Dentro questo bellissimo ambiente delle robe, non solo rocce, non solo pareti, ma anche bellissime presenze naturalistiche, come sono una ricchissima biodiversità di fiori, di flora, di fauna, nonché anche davvero notevoli e preziose perle, come sono i laghetti alpini che costellano tutta la nostra realtà di territorio. Io mi chiamo Valerio Gavaldi, faccio la guardia dal 1993 e tutti i giorni saliamo su queste montagne per controllare i nostri animali, gli animali di queste montagne. È un lavoro molto bello se piace, certo, si toglie parecchio tempo alla gente, alla mia gente, alla mia famiglia, però sono ripagato dal vivere e dal fare un lavoro che mi piace tantissimo. Sono Giacomo Moroni, responsabile dell'unità operativa caccia e pesca di Regione Lombardia. Ho partecipato nel 1987 agli 8 rilasci dello Stambecco sulle Prealpi Orobie Bergamasche. Corrono ormai 30 anni da quell'evento, esattamente iniziato nel 17 giugno 1987, che attraverso 8 rilasci ha reso possibile la liberazione di un primo nucleo pioniere di stambecchi appunto sulle Alpi Bergamasche. La presenza degli stambecchi nel nostro borgo di Maslana è un valore aggiunto che apporta al nostro territorio di Valbondione nel suo complesso. Ultimamente stiamo vedendo infatti che anche sotto l'aspetto turistico la loro presenza attira molti visitatori proprio per ammirare questa loro
questo loro inserimento in modo naturale nell'ambiente e questo dà un valore aggiunto anche al borgo stesso, che già è ricco di elementi di architettura rurale tipica della nostra montagna e quindi nell'insieme possiamo dire che è un valore importante che il nostro territorio vuole promuovere e continuare a mantenere. Ecco là, di stambecchi ce ne sono su una marea, sono tutti sdraiati perché fa caldo, 8-10 animali. Se prendi la verticale dell'acqua, sulla sua sinistra ci sono dei puntini scuri tra il pascolo e la ghiaia, a sinistra dell'arice bello verde, quelli sono tutti stambecchi. Sì. E questa concentrazione di stambecchi in questo borgo, tra l'altro caratteristico di Valbondione, permette anche agli escursionisti, gli amanti della montagna e degli animali, di poter vedere gli stambecchi in una zona relativamente comoda e facile da raggiungere anche per le famiglie, tenuto conto che sono animali che viceversa nel periodo estivo raggiungono le cime più alte delle Prealpi Orobiche fino ad arrivare ai 3000 metri e quindi questo è sicuramente il periodo più favorevole per chi volesse incontrare da vicino questo bellissimo ungulato. Questa stagione, all'inizio della primavera, gli stambecchi, soprattutto maschi e adulti, sono attratti dal risveglio vegetativo e quindi dal primo verde, dalla prima erba. E essendo animali che arrivano da un inverno dove le possibilità alimentari sono limitate, ovviamente sono attirati dalla possibilità di alimentarsi in modo migliore. Dal punto di vista sanitario, una problematica che è stata presente all'interno di questa popolazione era la cheratocongiuntivite infettiva. È una patologia causata da un micoplasma che si localizza a livello oculare e può determinare cecità monolaterale o bilaterale all'interno del soggetto colpito. Questa patologia non ha comunque inciso negativamente sull'accrescimento di questa popolazione, che è costantemente comunque monitorata.